prego, mettere in sicurezza il materiale da piestro. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Sono certo che faremo qualcosa di istruttivo e di molto importante per tutti. Cercherò di spiegarvi rapidamente la situazione. L'Umbrella Corporation, in quanto industria leader nel campo della sicurezza biologica, è stata contattata dalle autorità locali per offrire alle persone che stanno partecipando a questo evento una dimostrazione pratica sul come reagire a una situazione di emergenza la cui presenza nell'area è ormai dimostrata. Il nostro personale si trova qui per mettervi al sicuro, per evitare che la situazione sfugga al controllo, ma nel caso noi non si riesca ad arrivare ovunque in qualunque momento, vi metteremo nelle condizioni di difendere voi stessi e di aiutarci ad aiutarvi a sopravvivere. Quello che abbiamo contro è una minaccia piuttosto comune per la vita di tutti i giorni. Una malattia, nient'altro che un'infezione, e come tale va trattata. La prima norma è quindi la prevenzione. La cosa più importante è evitare di essere contagiati e di conseguenza evitare ogni contatto con persone contagiate. Questo purtroppo è leggermente più difficile in questo caso che in molti altri. Questa malattia non è una malattia ordinaria. Questa malattia porta danni al corpo umano, danni gravi che conducono alla morte. Tuttavia, le cellule del corpo sono rigenerate anche da questa malattia. Questo virus riesce a riattivarle, rimettendo in moto processi mentali e fisici che altrimenti sarebbero interrotti dal decesso. Possiamo quindi definire una persona agli ultimi stadi dell'infezione come un corpo rianimato. Nient'altro che un puro istinto di sopravvivenza, una creatura dotata di notevole ferocia, forza fisica e resistenza, ma ormai priva delle funzioni mentali che lo rendevano effettivamente un essere umano come noi. Quando ci si trova davanti a creature di questo tipo, l'opzione preferibile è la fuga. Voglio dire, mettere più distanza possibile fra loro e noi, sfruttando il territorio a nostro beneficio. Questo perché la loro pericolosità è proporzionata alla loro completa mancanza di controllo. La nostra intelligenza ha in questo senso il principale vantaggio,
e credo che per renderci perfettamente conto di quello che abbiamo davanti, la cosa più opportuna sia mostrarvene uno in un ambiente perfettamente controllato dalle nostre forze di sicurezza. Prego. Come potete vedere, il soggetto reagisce in maniera estremamente aggressiva. È quasi completamente privo di controllo. In questo momento reagisce alla sola vista di quello che lui considera essere le potenziali prede. La sua forza fisica è notevole e la resistenza a shock e ferite è quasi totale. Quindi un combattimento è assolutamente da escludersi. La fuga rimane la nostra opzione migliore, ma certo non la più facile. Dopotutto queste creature non si stancano. E il loro istinto di sopravvivenza li spinge a cercarci in ogni caso. Come potete facilmente notare, se non fosse trattenuto dai miei colleghi, in questo momento saremmo in una situazione molto spinosa. Dunque, messi alle strette, impossibilitati a fuggire, dovremo necessariamente fare la scelta non coraggiosa, ma ahimè stupida, di combattere, di affrontare quest'essere e disabilitarlo nella maniera più opportuna. In questo senso è inevitabile fare un riferimento alle armi da fuoco. Come noterete facilmente, i nostri colleghi ne hanno una quantità interessante e le sanno utilizzare al meglio. Sono gli strumenti che tutti quanti vorremmo avere in queste situazioni, no? Come la cinematografia e la letteratura ci hanno insegnato, un colpo in testa è la soluzione assoluta, più efficiente e preferibile. Tuttavia non si tratta di una cosa più banale di quanto si possa pensare. Sparare alla testa di un soggetto è difficile, è un bersaglio piccolo e che dà risultati solo se viene raggiunta l'area cerebrale interessata dal virus. Per questa ragione dovremmo lasciare questo genere di attività dei professionisti e accontentarci magari di un colpo più facile. Normalmente questi esseri, pur immuni al dolore, reagiscono molto negativamente al danneggiamento della loro struttura ossea o articolare. Una ferita, insomma, in grado di limitare la loro mobilità li renderebbe molto più sicuri da tenere intorno. Quindi, in questi casi, la cosa preferibile è cercare di sparargli, sì, ma sufficientemente da danneggiarli e poi scappare di nuovo. Sempre scappare. Anche qui una dimostrazione pratica vale più di mille parole. Per cui vediamo come reagiscono i soggetti a colpi di arma da fuoco. In particolare, i colpi agli arti inferiori sono molto efficaci in questo caso. Quando la sua struttura motoria è danneggiata, il soggetto diventa una minaccia molto inferiore. Potremmo quasi ignorare la sua presenza, allontanarci e lasciare che siano poi i professionisti ad occuparsene. Ora, è abbastanza evidente che non tutti hanno a disposizione armi da fuoco. La loro disponibilità è limitata e nella maggior parte dei casi ci troveremmo a affrontarli con quello che ci troviamo per caso intorno. Non una scelta consigliata, ma sicuramente meglio che prenderle, basta. Gli strumenti principali che potremmo trovarci ad utilizzare sono riassunti in questo piccolo grafico, che pregherei il mio collega di mostrarlo a tutto il pubblico. Come potete vedere, sono divise per categorie. Ora, tutti sono strumenti disponibili e utilizzabili, ma credo che sia più opportuno considerarli per gradi. La categoria A indubbiamente contiene strumenti esteticamente gradevoli, ma non molto di più. Credo che sarebbe preferibile lasciar perdere questo genere di armi che ci fanno avvicinare troppo al soggetto. La categoria B e C contengono strumenti magari apparentemente di valore, ma che hanno la tendenza a rovinarsi, a avere risorse limitate di utilizzo. Anche in questo caso, strumenti non consigliati. Quindi andate sulla categoria D, armi di grosse dimensioni, robuste, in grado di invalidare la parte cerebrale di un corpo umano senza troppe difficoltà e in grado di tenere la distanza fra voi e il soggetto per tutta la durata del conflitto. Naturalmente,
come avevamo detto all'inizio, affrontare questi soggetti è possibile, ma sconsigliabile. Potremmo doverlo fare anche da disarmati. Ma giusto cielo, cerchiamo di evitarlo, non sarebbe un incontro gradevole. I miei colleghi stanno passando per il pubblico, come potete notare, per cercare eventuali tracce di infezione, per fare in maniera che voi possiate essere messi al sicuro dalle strutture della brand. Le persone infette devono essere considerate pericolose. Scusate. Come stavo dicendo, le persone infette sono assolutamente pericolose per voi e per altri. Di conseguenza devono essere allontanate e gestite dalle strutture preposte nella maniera più corretta e radicale. Normalmente la messa in sicurezza di un soggetto è una procedura ordinaria che non prescrive pericoli per il pubblico. La nostra prima priorità, dopo tutto, è mettervi al sicuro. Rumoroso ma efficace. Bene, detto questo, nel caso la vostra incolumità dipenda dalla vostra sopravvivenza con le vostre sole forze, cercate semplicemente di guadagnare il tempo che serve alle forze dell'Umbrella per intervenire sul territorio e mettervi in salvo. Cercate un rifugio in posizioni elevate, in cui i soccorritori possano raggiungervi, ma questi esseri siano più in difficoltà. Noi normalmente interveniamo con tempi rapidi ed efficaci, quindi non dovete temere per la vostra incolumità per molto tempo. In ogni caso, contattate sempre il personale dell'Umbrella Corporation se ritenete possibile di aver avuto contatti con un infetto. La situazione sarà da noi gestita al meglio delle nostre capacità. Spero di essere stato sufficientemente informativo. Credo che abbiamo sollevato delle questioni interessanti e potremmo magari lasciare un po' di spazio anche a voi. Magari avete qualche dubbio, qualche cosa che abbiamo detto ma che non è sufficientemente chiaro, o qualche domanda su quello che facciamo o che faremo. Qualcuno vuole esporre qualche dubbio? Ritenete di essere sufficientemente informati in questo momento per affrontare questo genere di minaccia? Non so quanto potrei fidarmi della vostra opinione a riguardo. Oh, finalmente qualcuno che solleva delle questioni. Vediamo che cosa c'ha da dire. Mi chiedevo se il nuoto mi sa nuotare. Beh, è una domanda interessante. Il nuoto richiede una certa sincronizzazione, cosa di cui questi esseri sono ormai incapaci. Sfortunatamente, a meno che le correnti d'acqua siano forti, molto forti, sono in grado semplicemente di camminare anche sotto l'acqua, poiché non hanno bisogno di respirare e la pressione dovrebbe superare centinaia di bar per danneggiare sufficientemente un corpo umano privo di aria. Quindi temo che le barriere d'acqua non siano una scelta sufficiente, dovremmo trovare qualcosa di un po' più efficace. È una risposta valida. Vediamo. L'eventuale barca sarebbe sopra, non per noi. Certo, un raggiungimento di una struttura galleggiante che rimanga in acque alte sarebbe sufficientemente sicura. Una scelta auspicabile nel caso le forze dell'Umbrella Corporation non si trovino nell'area al momento. Un'ottima considerazione. Qualcun altro? Oh, oggi abbiamo un pubblico decisamente reattivo. Qualche altro modo per uccidere uno zombie che non spara in testa? Beh, c'è chi sostiene che dopo un lungo periodo di tempo il corpo si danneggi sufficientemente da renderlo inattivo. Tuttavia, invalidare la parte cranica o la base della colonna vertebrale è l'unico sistema registrato per invalidarli permanentemente, purtroppo. Volevo chiedere, quali sono i possibili primi sintomi per capire se è un vostro parente familiare? Apparentemente un normale attacco di febbre, e però tendenza a durare più a lungo. Intorpidimento degli arti, perdita di controllo delle attività motorie e periferiche. Se il soggetto dimostra tutti questi sintomi, è preferibile contattarci il prima possibile. Abbiamo un'ultima domanda, vediamo un po'. I zombie possono morire di fame?
Credo che la cosa richiederebbe un tempo decisamente non auspicabile. Noi preferiamo un approccio più diretto al problema. Comunque si nutrono solo per istinto, non hanno un vero processo di digestione. Ti dicono che c'è qualcuno qui? Che ho un'ultima questione. Grazie. Esiste una qualcosa particolare? Purtroppo quando sono in questo stadio non è più possibile applicare le cure tradizionali, dobbiamo ricorrere a quelle che abbiamo visto all'opera. Tuttavia le primissime fasi dell'infezione sono ancora curabili. Per questa ragione, se veniamo contattati per tempo, siamo in grado di garantire la vostra salute e sicurezza. Beh, direi che abbiamo parlato estensivamente dell'argomento. E la dimostrazione è andata straordinariamente bene. Vi ringrazio per l'attenzione che ci avete rivolto. Credo che non avremo bisogno di questo soggetto in particolare per la successiva dimostrazione. Non mi sembra in condizione di essere utilizzato di nuovo. Vogliamo ripulire un po' questo ambiente, per favore? Grazie ai colleghi dell'Umbrella Biosar Countermeasure Service per il supporto che ci hanno dato, il personale del laboratorio Panacea per il supporto che ci ha dato e le strutture che qui l'Umbrella ha edificato. E soprattutto voi per aver partecipato a questa dimostrazione. Grazie da parte dell'Umbrella Corporation e dell'Umbrella Italian Division. Ricordiamoci sempre, Umbrella Corporation, our business is life itself.